Salve a tutti, io sono Compagno Tellone e benvenuti su questo nuovo episodio di Uccidi lo Zombie Capitalista, unico videogioco approvato dal nostro leader supremo e grande cavalcatore di orsi, Vladimir Putin. Oggi finalmente possiamo iniziare nuova campagna cooperativa nella nostra bellissima Mosca, che in questo momento ha un leggerissimo problema di invasione di infetti che ti sbranano la faccia, ma vabbè, andiamo avanti che è meglio. Allora, ritorniamo magari anche con la voce normale. Interpreteremo peraltro quest'uomo che si chiama Padre Popov, che adesso è un docile e tranquillo prete che ti punta un fucile in faccia e ti trucida malo malo perché sei un infetto capitalista. Un tempo invece lui era un galoppino della mafia russa che ti puntava un fucile in faccia e ti trucidava. Non c'è grande differenza, se non fosse che adesso è mosso da motivazioni religiose. Ma vabbè, dettagli. Allora, io ho acquisito anche un pochettino di punticini che possiamo quest'oggi vedere di andare a spendere per migliorare la nostra dotazione di armi. Come potete vedere, ho sbloccato la possibilità di avere il fucile ARC 103, se io non ho il fucile ARC, voglio dire, santo cielo, che è un bel fucilosso d'assalto che sono riuscito a potenziare un attimino. Eccolo qua, l'ARC 103. Sono riuscito a portarlo fino al livello 3, quindi ha una nuova ottica, un caricatore aumentato e tante altre parti che lo rendono più stabile e più potente. Con gli ultimi punti possiamo aumentarne ulteriormente potenza, precisione e maneggevolezza. Quindi adesso, ogni volta che inizieremo una nuova campagna, partiremo con un'arma di tutto rispetto. Ma bando alle ciance e vediamo di rendere fiero il nostro grande capo Putin. Capitolo 1. Un segno dall'alto. Tra le strade sferzate da un vento gelido di una Mosca desolata, quattro superstiti disperati sfidano le orde di infetti alla ricerca di cibo. Quando avvistano un elicottero precipitato nel fiume gelato, decidono di lanciarsi al salvataggio dell'equipaggio in una corsa contro il tempo. No vabbè, mi sta salendo un freddume incredibile. Non ditemi che adesso dobbiamo anche stare attenti a non morire congelati. Se mi aggiungono anche le dinamiche survival, voglio dire, è finita. Peraltro, wow, Mosca immersa nel gelo e nella neve è qualcosa di incredibile. Cioè, anche di drammatico, ma vabbè, dettagli. Allora, come al solito cerchiamo di non attirare troppo l'attenzione e usiamo le armi silenziate. Ehi, dai, è arrivato l'elicottero. Quello dovrebbe essere l'elicottero che sta per precipitare, quindi... Porco cane, se si schianta a terra farà un botto incredibile attirando tutti gli zombie. Guarda, ce ne sono già parecchi. Porco cane, l'ho visto precipitare a sinistra. Oh oh, ha tirato una botta veramente incredibile. Oh no, saranno morti penso tutti. Allora, pare che quattro membri dell'equipaggio dell'elicottero siano misteriosamente sopravvissuti. Padre Popov ha suggerito di andare ad aiutarli, ma dobbiamo passare attraverso questo museo. Cosa potrebbe mai andare storto? Ma vabbè, dettagli. Allora, diamo comunque un'occhiata. Abbracciatore seriale! Scusi, sono un uomo di nostro signore Putin, non mi si può abbracciare così. Dicevo, vediamo di trovare un pochettino di equipaggiamento. Oh, perfetto, un bel ordigno da sfondamento. Guarda, i dipendenti che si stanno suicidando perché non li pagano abbastanza. Ma dimmi te come siamo ridotti male. Uila! Ragazzi veloci, rifugiamoci all'interno perché quella porca... Ok, qui ci possiamo rifornire anche di munizioni. Oh no. Oh no, il museo sarà pieno zeppo di zombie sicuramente. Oh oh. Oh oh, ordine avvicinamento, ragazzi, ordine avvicinamento. Troviamo un luogo sicuro, veloce, 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 veloce. Ah, no, no, ma perché dovete sempre palpeggiare me? Signori, signori, state buoni. Il museo è chiuso, porca di quelli per porca. Stanno arrivando tutti adesso, dopo l'orario di chiusura, sti maledetti clienti. Ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Allora, vediamo di entrare qua. Ah, ragazzi, mi dispiace, è stato piacere con... Porco cane, il teletrasporto che mi frega sempre. Per fortuna che padre Popov sa a memoria i codici del museo. Oh, oh no, 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 no. No, molto male. Molto male, pure gente che vomita in giro. Scusi, guardi che la donna delle pulizie non mi arriva fino a lunedì. Boni, boni, ragazzi. Ragazzi, armi silenziate. Armi silenziate, mi raccomando, non attiriamo troppo la loro attenzione. Che bello, peraltro, sto museo. E ci deve essere una statua di Lenin. Tanto cielo, se no non siamo in Russia. Aspetta che c'è ancora qualche gentilissimo cliente. Scusate, il museo è chiuso. I clienti che non escono, gli spariamo direttamente. Funziona così qua da noi. Perfetto, ci siamo liberati di tutti. Non abbiamo fatto scatenare nessuna orda. Cosa vuoi di più della vita? Oh oh, stanno arrivando tanti clienti. Boni, signori, come ho detto è tutto chiuso. Cortesemente avvicinatevi alle uscite. Abbiamo anche un urlatore. Abbiamo anche un urlatore, dannazione. Aspetta, 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 buono. Ah, questi non li avevo visti, porco cane. Ecco perché non riuscivo ad andare avanti. Aspetta, aspetta. Ciccio pedante, ciccio pedante, ciccio pedante, buongiorno. Ragazzi, colpi... Oh, perfetto, accoltellate. Dov'è l'urlatore? Signore, signore, scusi. Non si può urlare nel museo, santo cielo. C'è la gente che sta mirando le opere. Scusate, state buoni. Tutti vogliono palpeggiare il povero padre Popov. Ecco, questo è quello che succede in Russia quando per una settimana non ti viene la donna delle pulizie. Ma dimmi te.
Ok, dovremmo essere quasi arrivati. Per fortuna che tutte le vie sono bloccate direttamente dai tastierini numerici, quindi gli zombie non dovrebbero riuscire a passare. Oh oh, oh oh, tutti, da dove arriva tutta sta gente? Boni, tate boni. No vabbè, sto nuovo fucile mitragliatore, lo sto adorando alla follia. Porco cane, oh no, stanno cominciando a salire da sotto. Per adesso no, però stanno arrivando tutti dai lati. Ragazzi, scusate, ho pigliato qualcuno, portate pazienza. Sono un russo un attimino un po' beone, porti pazienza. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ottimo. Guarda quanta gente. Ma cos'è? Tutti al museo all'improvviso. Adesso facciamo pagare i biglietti di meno. Guarda la gente come si avventa sulle opere d'arte. E guarda, guarda il fucile automatico, che più delle volte mi dimentico di utilizzare. Oh, c'è anche la motosega, ciao piccolina. Un giorno te faremo cose brutte. In nome di nostro signore Putin, ovviamente. Ah, che fortuna, la porta è chiusa, ma qualche furbacchione ha chito con il sangue il codice sulla parete. Vai, e voilà. Oh oh, oh oh, mi sa che il codice non era corretto, ragazzi. 2 minuti di blocco. Oh oh, stanno arrivando, stanno arrivando. Aspetta che do un'occhiata se troviamo qualcosa. Fucile da battaglia, no no no, mi tengo il mitragliatore. Oh, porca di quelli per porca. È l'ora di punta, come potete vedere. Boni, porco cane, guarda gente. No 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 no, molto male. Mi servono decisamente molte più bombe a mano. Veloce ciccio, veloce ciccio. Aspetta un secondo. Guarda gente, e vabbè. E vabbè, cos'è tutto questo interesse per la cultura improvvisamente? Ok, stiamo riuscendo a tenerli a bada. Aspetta che devo anche fare il giro, se non vogliamo farli arrivare qua sopra assolutamente. No, 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 la bomba è a mano sicuro. Ok, l'autofucile è pesante, si dovrebbe occupare di tutti gli altri. Porco cane, dobbiamo trovare il prossimo pannello di sicurezza. Allora, vado io ragazzi, mi raccomando, copritemi. Oh, oh, e voi da dove arrivate? Buongiorno. Ah, non si può palpeggiare, porca di quella porca, un ministro di nostro signore Putin. Ma santo cielo, ne abbiamo già parlato. Aspetta, aspetta, ragazzi, 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 veloci, 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 rifugiatevi di qua. Oh, oh, ciccio pesante, ma porca di... Ma non si possono abbracciare neanche i miei colleghi, santo cielo. Oh no, è ripartito l'allarme. Altri 2 minuti. Oh no, molto male, molto male. C'è anche un urlatore da nazione. E vabbè, ma quanti? Porca di quella porca, aspetta, aspetta, devo cercare di fermare l'urlatore. Ma io non posso passare di qua, è tutto bloccato, dannazione. Ok, niente, li dovremmo affrontare direttamente qui a quanto pare. No, no che non mi palpeggi. Porca di quelli per porca, l'urlatore è al di là di questa saracinesca, ma non posso tirarla su. Ok, andiamo a dare una mano ai nostri colleghi, ragazzi, arrivo. Porco cane, stanno riuscendo a salire tantissimo. Ok, oh, ho finito le munizioni. Vabbè, ho un paio di bombe a mano che comunque ci dovrebbero tornare utili. Sì, ma stanno continuando ad arrivare, stanno continuando ad arrivare tantissimi. E vabbè, buoni. No, 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 dobbiamo passare al prossimo. Dobbiamo attivare il prossimo sistema di sicurezza quanto prima, dannazione. Ah, ciccio grande, ciccio grande, no, la prego. Ok, perfetto, è morto anche facendo la piroetta. No, guardalo, guardalo, è sempre in agguato a palpeggiarmi. Ma cos'è sto feticismo per i preti? Non ci resta che far fuori questi ultimi zombie ed è fatta. E che sono tanti. Sono tanti, porco cane. Va di bomba a mano. Perché non me la tiro addosso da solo? Perché il DeLong Gamer è capace di questo e altro. Signori, tra un attimo veniamo a salvarvi. Portate pazienza. È una giornata difficile per tutti. Porco cane. Vorrei sapere quando ne facciamo fuori ogni singolo. E vabbè. No, il puzzone no, dannazione. No, no, ragazzi, qua stanno continuando ad arrivare. Fuori di qui molti. Oh, me l'hanno detto. Dentro di nuovo. Dentro di nuovo. Buongiorno, signore. Addio, signore. Ok, ragazzi, controordine di nuovo. Seguitemi. Ok, 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 prossimo pannello, va di prossimo pannello. Oh, oh, vedete che non mi il palpeggiatore all'improvviso. Ok, forza ragazzi, veloci, veloci, veloci. Ok, contro ogni aspettativa siamo riusciti ad attraversare indenni il museo. I nostri colleghi sono stati un pochettino smangiucchiati. Ma dovremmo essere dall'altra parte dove c'è il laghetto. Aspetta che l'ho sentito, guardalo il mio palpeggiatore seriale di quartiere. Ma dimmi te, buono, buoni tutti, porco cane, c'è ancora un bel po' di gente da queste parti. È che io sto finendo le munizioni, dannazione. Oh, oh, non adesso, non adesso, non adesso, no, 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 molto male, molto male. Vado di bomba a mano. Siamo arrivati al luogo dello schianto. Guarda che roba, è finito direttamente in mezzo al fiume. Oh mio Dio. Oh no, qua dovremmo difenderci da un'orda. Signorina, tra un attimo veniamo ad aiutarla. Allora, abbiamo 1:27 per preparare le difese. Qui metterei una mitragliatrice fissa perché sicuramente arriveranno da quel lato. È che mi manca letteralmente tutto, non sto trovando nulla, dannazione. Una parte delle casse qui sono vuote, porco cane. A quanto pare loro stavano portando delle risorse come il cibo. Toglietta automatica, buongiorno. Ai propri colleghi e pertanto stanno cercando di salvarli. Allora, un'altra torretta automatica la possiamo mettere qui. Qui mettiamo invece una bella griglia elettrificata qualora passasse qualcuno. Ragazzi, dobbiamo trovare un punto in cui effettivamente piazzarci pure noi. Direi che... Oh, signore, non l'avevo vista, scusi. L'avevo scambiata per uno dei miei colleghi. Direi che questo sulla nave potrebbe essere un ottimo punto, in effetti. Abbiamo 2 secondi. Ok, ok, li affrontiamo direttamente qua. Oddio, stanno arrivando. Guardate qua. E vabbè, si stanno buttando anche in acqua. Ma mi prendi in giro? No, vabbè,
No, vabbè, qua purtroppo abbiamo solo la torretta automatica. Guarda gente! No, vabbè, non possiamo mai affrontarle tutto sto popolo di gente. Signori, signori, ne possiamo parlare? Buongiorno. Questi sono arrabbiati perché abbiamo chiuso il museo, dannazione. Ok, ho finito la mitragliatrice fissa. Quindi vediamo di buttarli giù anche con le bombe a mano. Guarda la gente. Perfetto, perfetto. Mi servivano molte più recinzioni elettrificate. Ci sarebbero tornate parecchio utili. Un urlatore lassù, maledetto rompiscatole. Hanno detto di stare attenti perché stanno arrivando anche dal fiume. Oh, da questo lato del fiume! Come se... vabbè, ma non come vanno a sbrisciare sul ghiaccio? Oh, ehi, hey, Boni, non so neanche fossero arrivati fin qua. Aspetta, 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 porco cane, porco cane. Troppa gente, troppa gente. Buongiorno, signori. Ovviamente uno scureggione mi è morto sulla nave. Quindi siamo anche dovuti scendere. Aspetta, aspetta, guardali quanti sono. Ok, ok, mancano proprio gli ultimi. Mancano proprio gli ultimi. No, vabbè, sono un nuovo fucile mitragliatore. È qualcosa di incredibile. Questa volta arrivano dalla strada. Guarda quanti. Guarda qua. E vabbè. No, vabbè, ragazzi, è sempre uno spettacolo vedere le orde arrivare. Boni, Boni. Ok, qui abbiamo ridotto i loro numeri. Porchi, sì, vabbè, ma sono troppi. Ragazzi, tirate un po' di bombe a mano. Servono decisamente un po' di bombe a mano. Oh, porco cane, stanno riuscendo a passare. Oh, porco cane, stanno riuscendo a passare. Per fortuna che abbiamo il caricatore aumentato su quest'arma. Se no avremmo avuto molti più problemi. Ok, ok, li abbiamo fatti fuori tutti per davvero? No, no, decisamente no. Qualcuno è passato, ha buttato giù la recinzione di qua. Ok, ok, a posto. Mamma mia, perfetto. Allora, ora dobbiamo portare tutte le scorte dall'elicottero a chi ne ha bisogno. Get the supplies and head to the church. Sveta, you'll come with us. I need to find our team. Red Square is no man's land. We'd never make it. There is a chance. I cannot leave them to die. Father, you're a good man, but you're an idiot. And you're a smart man. But you're lost. Di colpo ha trovato la saggezza all'improvviso il nostro signore Putin. Va bene, dai. Perfetto, dovremmo anche aver sbloccato l'ultimo livello per il nostro fucile d'assalto, che è veramente stata un'arma fantastica. Quindi adesso appena avremo 1000 punticini potremo mettergli il silenziatore. Questo è il primo vero e proprio fucile d'assalto serio che potremo utilizzare per tutto il gioco senza attirare le orde zombie. Va da sé che i nostri colleghi ovviamente avranno le armi senza silenziatore e quindi non servirà molto. Capitolo 2. Le chiavi della città. Nel tentativo di salvare un'unità militare dispersa, padre Popov conduce il suo gruppo dritto nel vespaio. Stando all'unico superstite dello schianto dell'elicottero, trovare la sua squadra potrebbe essere la chiave della sopravvivenza della Russia. Che poi scusate, la maggior parte della popolazione mondiale è morta nelle prime settimane, dovrebbe esserci una marea di cibo in giro. Voglio dire, abbiamo già trovato un furgone con la pizza all'interno, poi questo freddo dovrebbe essere ancora bella surgelata. Ma vabbè dettagli, allora vediamo di esplorarci sto cavolo porco cane di garage sotterraneo. Sì, ma è pieno zeppo di gente che non trova la propria macchina, porca di quelli per porca. Avessimo già il nostro fucile d'assalto silenziato, questa operazione ci richiederebbe molto meno tempo e molti meno proiettili. E guarda che fortuna, un bel fucile automatico pesante, perché di sicuro se arriveranno le orde qua sotto difendersi sarà praticamente impossibile. Aspetta che adesso non mi fido di nessuno. Guarda che lo sapevo. Porco cane, c'è un sacco di gente anche qua. Oh, dimmi che non può partire l'allarme delle auto. Se parte l'allarme delle auto perché le colpisco con un proiettile è finita. Incredibile, abbiamo ripulito l'intero piano sotterraneo del garage senza far partire neanche un attacco delle orde. Tutto in stealth. Ogni tanto le gran botte di chiurlo. Perfetto. E ridendo e scherzando, anzi ridendo e sterminando, siamo arrivati al garage ma non c'è nessuno. Oh oh. Oh, un brutto presentimento. Aspetta, intanto ricaricami le armi della Sarissa Mai. Perfetto, signorina, si dia una mossa cortesemente. Ok, eccoli che stanno arrivando con il resto dei superstiti della squadra di Svetlana. È rimasto il suo collega fuori. Signori, è rimasto un collega fuori, poveretto. Cercano una chiave? Ah, ok, ce l'ha fatta. Ok. Oh, non male. Non male. Ok, uno dei ragazzoli dell'altra squadra ci può aiutare ad aprire alcune delle porte per trovare dell'equipaggiamento. Ma Ciccio, farei un rumore incredibile così. Ed in effetti ecco che arriva il comitato di benvenuto. Porco cane, ok, non sono tantissimi. Non sono tantissimi, porco di quelli per porca. Perfetto, questi sono gli ultimi, ottimo. E signori, dovrebbe averci aperto la porta. Aspetta, aspetta che ci serviranno delle difese decisamente migliori. Abbiamo trovato un fucile, una cassa con delle armi. Vediamo un po' all'interno. Un mitra, ma dai, è l'arma più scrausa della mia. Allora, abbiamo un bel problemone. A quanto pare non hanno trovato la chiave. E con tutto il casino che hanno fatto, hanno attirato un'orda che arriverà fra 9 secondi. E il problema è che non ho trovato neanche una cassa che ci possa aiutare a cercare di rallentare il loro arrivo.
Questa volta l'orda la affrontiamo faccia a faccia. No, guardate quanti. Non li abbiamo mai avuti così vicini. Di solito c'era sempre qualche barriera che ci potesse aiutare. Ok, le macchine esplodono. Che cosa buona e giusta. Ragazzi, ragazzi, ho finito le munizioni. Porco cane, porco cane. Guarda quanti. Ok, per fortuna nessuno zombie speciale. Ci è andato anche di chiurlo. Aspettate che ricarico, aspettate che ricarico. E vabbè, saranno più di un centinaio. Porco cane, buoni, 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 buoni. Cerchiamo di fare colpi alla testa. Buoni, buoni, ragazzi. Ci sono posti auto per tutti, non litigate. Perfetto, sembra che siamo riusciti a fermarli tutti. Ci dicono di trovare una radio in modo tale che possiamo individuare in quali altri settori possono essere i militari in questo preciso momento. Perché se non era qui la chiave, probabilmente ce l'avrà qualche altro membro importante delle squadre militari. Ho sparato inavvertitamente, avrei dovuto usare le armi silenziate, non sapevano che eravamo qua. Oh no. Oh no 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 no. Ok, ok, sembra che non ci sia troppa gente. Ah! Come ho detto, signore, la smetta di palpeggiarmi. Ne abbiamo già parlato con i suoi colleghi. Ma perché appena vedono il Delon Gamer tutti, cioè, che peraltro quest'uomo non è neanche molto sexy, voglio dire. Ma vabbè, dettagli. Ordine arrivo, ordine arrivo. A quanto pare c'è l'happy hour qui al pub. Chi l'avrebbe mai detto? Porco cane, ci sono anche i scureggioni. Buoni, buoni, state buoni. Non mi metto neanche a mirare in maniera pulita. Abbiamo tanti di quei colpi. Oh no 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 no. Cattivi, cattivi zombie, porca di quelli per porca. Ok, vabbè, vabbè quanti. Porco cane, c'è anche un urlatore da qualche parte. Ok, sì certo, 10 secondi. Eccola sull'urlatore, perfetto. Fatto fuori, e dai che mi palpeggiano. Ma perché? Allora, vediamo di scendere in strada, anche se ho pochi colpi per adesso. Guarda che casino. No, Mosca è caduta malissimo peraltro, Dobbiamo entrare nel centro commerciale che si trova da questa parte. Oh, aspetta, di qua si torna al parcheggio probabilmente. E di qui abbiamo il centro commerciale. Va che posto, ridotto malissimo. Oh, va che fortuna, ho trovato anche un bazooka. Anche se avrei preferito un fucile pesante o altro. E questa è l'entrata al centro commerciale. No vabbè, non c'è un minimo di difesa. Porco cane, guarda come si buttano questi. Signore, signore, sta bene? Vuole che le chiamo qualcuno, santo cielo. Ok, ho 36 colpi, probabilmente dovremo andare al piano superiore. Oh, una cassa di munizioni, giusto in tempo perché sta arrivando un'orda. Aspetta, aspetta, ricarica, ricarica. Oh, eccoli che arrivano, eccoli che... 10 secondi, guarda che roba, si buttano direttamente da sopra. Che poi ho capito che è gente affetta da un morbo tipo rabbia e via dicendo. Ma voglio dire, quando ti butti da 20 metri d'altezza, ti spappoli di brutto. Aspetta che c'è anche un urlatore qua fuori. Ragazzi, venite a darmi una mano. Porco cane, là sopra, là sopra, là sopra. Morece, morece, e buoni. Ok, ok, fatto fuori. Perfetto, vediamo di trovare quella cavolo di radio. Che casino, sto... Oh, no, 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 no. Tizio, tizio, non venirmi davanti mentre sto sparando, dannazione. Perfetto, abbiamo trovato la radio, quindi i militari si erano accampati qua, in effetti. Sì, effettivamente sono tutti morti, mi sa, c'ho quel brutto presentimento, perfetto. Ok, la squadra sta arrivando, diamo un'occhiata in giro se c'è qualcosa che possiamo utilizzare. Mi sa che ci dovremmo trincerare qui. Allora, abbiamo una griglia elettrificata che possiamo piazzare direttamente qua. Sento un palpeggiatore, sento un palpeggiatore, dannazione, che sicuramente arriveranno da questi punti. Trovato la chiave, perfetto. Quindi ovviamente li dovremmo difendere, visto che sono trincerati lì dentro, dannazione. Sì, sarebbe cosa buona e giusta avvisarli, ragazzi, Sì, perché sennò tutti quelli che sono sopravvissuti e sono all'interno della città moriranno tantissimo. Allora, per la mia grandissima gioia, dobbiamo cominciare a palpeggiare i cadaveri. Perché... Ah, porco cane, ho detto palpeggiare i cadaveri, signore, non me. Perché la radio è bloccata e quindi uno di loro dovrebbe avere la chiave per poterla sbloccare. Ragazzi, datemi anche mezzo secondo che tutto l'episodio che mi palpeggiano. Veloci, sparate gli altri, perfetto. No, no, scusi, signore, non mi palpeggi la signorina Oksana. Porco cane, almeno dopo l'attenda dopo il matrimonio. Porca boia, guardi che arrivano tutti adesso. Guarda, ma sono arrivati sotto? No, 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 è un'orda piccola, è un'orda piccola. Quel signore è posseduto da Satana. Allora, questa uscita è normalmente bloccata, quindi loro non sarebbero riusciti a passare. Ma adesso che io ho tolto, posso passare sia io che gli zombie. Sta tattica potrebbe effettivamente ritorcersi contro. Oh, mitragliatrice pesante. Molto bene, molto bene. Questa ci servirà assolutamente durante l'assalto finale. Un altro cadavere dall'altro lato. Ma gioco, non mi dici come raggiungerli, dannazione. Ah, si può saltare sopra le recinzioni. Ma non lo sapevo, perché quella porca. Signor padre Pop. Oh, palpeggiatore seriale. Ok, me l'hanno fatto fuori loro? Ho sentito il rumore del tipico del palpeggiatore. Qualche altro cadavere è all'interno di questo ufficio postale. Aspetta che però ci sono anche un po' di dipendenti. No, scusate, non voglio francobolli. Ho sparato... No, signora, ero pari scatoli. Cioè, ho sparato anche il cadavere del signore per errore. E... Ancora niente. Ah, no, no, lo scorregione non qua dentro, lo scorregione non qua dentro, ragazzi. Porca di quelli per porca.
Ancora niente. Quale? Oh, oh, no, ragazzi, non facciamoci bloccare qua. Signore, la prego, almeno lei, sono stanco di palpeggiare genti. Niente. Vabbè, adesso che so che posso saltare la recinzione, è tutto molto più semplice. Aveva anche un revolver. Guarda, l'ha avuto lui fin dall'inizio. Questo è il signore che ho escluso. Porco cane, lo sapevo. Signorina, veloce, tenga le chiavi, avvisi la popolazione e andiamocene di qua. Porco cane, sta arrivando ancora gente. Dobbiamo cominciare a barricarci, quindi vediamo di richiudere alcune delle porte. Non servirà molto, ma è meglio che nulla. Abbiamo 1 minuto e 18 secondi. Oh, oh, qualcuno è già arrivato e le nostre difese stanno anche funzionando. Allora, aspetta un secondo. C'è un urlatore. Porco cane, c'è un urlatore. Mi tocca tornare fuori. Volevo barricare l'entrata, dannazione. Ah, ragazzi, stanno arrivando tutti di qua. Venite a darmi una mano. Venite a darmi una mano veloce. Se non facciamo fuori quell'urlatore è finita. Ma porco cane, ma porco... Guardalo, sempre la sopra... Mi escono tutti dal baretto imbriachi e si mettono a urlare. Porca boia. Dobbiamo tornare dentro. Dobbiamo tornare dentro perché sennò non riusciamo a salvarli. Ok, perfetto. Abbiamo chiuso anche questo passaggio. Sento casino di sopra. Sento casino di sopra. Non vorrei che gli stessero buttando giù. Guarda neanche detto. Guarda neanche detto. Perfetto. Il ciccio pesante, ovviamente. No. Signore, siamo chiusi. Torni un altro giorno. Sì, guardali quanti. Guardali quanti, vabbè. Oh, no, aspetta, aspetta. Staranno anche arrivando da quest'altro lato. È da qui che potrebbero riuscire a salire. Sì, certo, hanno diversi punti. No, l'ambulanza li aiuta. Dimmi che possiamo far esplodere l'ambulanza in qualche modo. No, non riesco a farli fuori tutti. Ok, perfetto, abbiamo fatto cadere la pila. Ah, dannazione. Ok, aspetta che c'erano anche un pochettino di bombe a mano qua dietro. Le abbiamo usate tutte. No, aspetta, ce ne sono qua dietro. E perfetto, c'è anche un urlatore. Non ce la faccio a occuparmi di tutti. Per adesso lanciamo le bombe, porco cane. Ambulanza, perché non mi esplodi? No, l'ambulanza non esplode. Ok, dovremmo averli fatti fuori quasi tutti. Ciccio pesante, perfetto. Ottimo. Oh mio Dio, è stato più difficile del previsto in effetti. Ottimo consiglio, intanto che voi fate io vado a pigliare il tizio. Portate pazienza. Ecco qua, fatto fuori, a posto. Ragazzi, veloci che stanno arrivando tutti adesso. Oh, è un'altra mini orda. Dov'è l'uscita? Perfetto, tutti qua. Ragazzi, tutti qua che ci stanno sbangiucchiando. Si stanno buttando degli edifici, santo cielo. Perfetto, mamma mia che ansia però. Ok, adesso quindi dobbiamo anche raggiungere il bunker, attivare il gas nervino e in teoria dovrebbe far fuori tutti gli zombie. Perché in realtà questi non sono zombie normali, ma essendo effettivamente delle persone infette sono quindi tecnicamente ancora vive. Pertanto se respirano il gas nervino muoiono e tanti saluti. Mono dai, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo dovremo riuscire a completare la campagna di Mosca e ad iniziare anche quella di Tokyo. E bisogna dire di sicuro che padre Popov non è il vostro classico prete. Potete vedere che in Russia la religione la applicano in maniera un pochettino differente e la prendono molto seriamente. Buono, bellina sta campagna della Russia, non c'è che dire, le mappe tutte belle innevate danno un tocco differente rispetto a quanto abbiamo incontrato finora. Buono, se questo episodio però è tutto, lasciate un bel video della serie, canditine a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. E praise the Putin! Ciao ciao!